Bella a tutti ragazzi, sono Andrea dello Stat di Utfi. Oggi sono qua per portarvi un mio squad builder che, come avete detto dal nome, dal titolo, si chiama Usain Bolt Argento. Perché? Perché adesso ve lo faccio vedere. Innanzitutto vi illustro un po' la squadra. Abbiamo come terzino sinistro Silva del Boca Junior, veramente molto buono, devo dire, perché ho usato anche altre squadre e sono trovato bene. Lo stesso vale per Pinola Toz, che già avevo nel club, quindi se volete fare questo squad builder potete anche usare Cetto al posto di Pinola, va sempre bene. Garcia, perché dalle statistiche ha detta mia mostruose per un portiere argento, con 83 di riflesso, cioè 80 di tuffo, così è veramente ottimo. Difesa abbiamo Zizzo Sarrioglu, centrocampo Osogai, che mi sono trovato a culo per fare intesa. Come centrocampista centrale abbiamo un pilota della Formula 1, Kobayashi, a sinistro Lava, Kobayashi che si è infiltrato nel calcio. Attenzione, intanto vediamo come ATD abbiamo Miyachi con 95 velocità, AT Tai con 81 di velocità, 80 di fisico, e a sinistra abbiamo Manne con 95 di velocità e 4 di mossa abilità. Adesso vi faccio vedere un po' qualche clip registrato nelle partite. Devo dire che è una squadra veramente molto 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 divertente se la volete usare, soprattutto con i due esterni che sono velocissimi, cioè fate impanicanare le difese avversarie. Ma cioè, io vi assicuro, provate Manne If, perché vi divertirete un casino con le 4 skill e 95 di velocità. È veramente divertentissimo da usare, mi ha fatto anche una valangata di gol. Una differenza che posso dire che ho notato fra Manne If e Miyachi è che, oltre, beh, a parte sono due veloci, ma Manne veramente si fa dei tagli impressionanti ed è difficilissimo prendergli la palla, perché ha anche una reattività impressionante, appena gli fanno un contrasto va subito a riprenderla, mentre Miyachi magari pecca un po' di fisico, cioè se magari fanno un contrasto Miyachi può anche cadere con una spallata, quel che è, perde palla, mentre Manne non la perde praticamente mai. Infatti penso che in 4-5 partite mi abbia fatto tipo 2-3 triplette Manne, perché è veramente assurdo. Infatti qui, se andiamo avanti a vedere le azioni, una cosa buona che posso dire di questa rosa, se la usate in questo modo, è che Tai, oltre ad essere un attaccante, come avete visto qui, ha fatto un gol impressionante, si usa molto come sponda, o per meglio dire, io l'ho usato molto come sponda per lanciare i due attaccanti esterni. Come praticamente io avevo la palla con gli attaccanti esterni, con R1 la passavo a Tai, così intanto che arrivava la palla a lui, loro iniziavano ancora sulla fascia, con Tai gliela riscaricavo subito e loro si lanciavano verso la porta. Però come avete visto, Tai è anche un ottimo finalizzatore, perché comunque anche se è 72, gli overall ha 81 di fisico, 80 di velocità, quindi è veramente una bestia lì davanti. Poi qui ho provato a tirarla con Kobayashi, che sono rimasto sorpreso dal fatto che mi abbia segnato, perché sì, ok, ha delle statistiche abbastanza buone, ma non eccezionali, Quindi mi sono rimasto veramente sorpreso da questo gol, veramente assurdo. Infatti penso che anche l'avversario ne sia rimasto sorpreso, perché subito dopo mi ha quittato male. Poi come vedete qua delle valutazioni, Manne ha preso tipo 9,5, anche Kobayashi oltre 9, anche Miyachi, quindi veramente una ottima squadra. Si può dire che, parlando un po' del centrocampo, che tutto sommato è molto buono, perché Kobayashi, anche se non è sto gran mostro, riesce a farmi anche lui a supportare molto bene le situazioni offensive come quelle difensive. Lo stesso vale per Laba e Osogai. Osogai che ha 40 di tiro, ma che comunque mi ha fatto due gol veramente ottimi. Quindi ragazzi, cioè, penso che come costi, ora sono andato a controllare un po' su Footbin, la squadra si aggira intorno ai 50.000 se usate magari Cetto o Pinola, la versione normale, al posto di quella Toz. Se usate loro, con 50.000 la potete fare. Per divertirvi, io veramente ve la consiglio molto, perché, cioè, come state notando anche dalle svalangate di gol, mi sono divertito davvero tanto 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 a farla. E l'avevo fatta solo per curiosità, perché volevo provare quei due giocatori lì con 95 di velocità. Poi guardate qua che gol mi ha fatto Manne. Cioè Manne, ragazzi, veramente straordinario, sia come dribbling, sia come inserimenti, sia come finalizzazione, cioè sia anche per le 4 style skill, veramente allucinante. Però tutto sommato anche Miyachi si è comportato abbastanza bene, cioè mi avrà segnato forse neanche la metà dei gol di Manne, però come vedete qua sgaloppa bene anche lui se si ha le praterie libere, poi tira le sue belle ciabattate, ma riesce a segnare lo stesso. E infatti anche dopo questo sontuosissimo 4-1, penso che questa partita sia finita qua. E infatti guardate qui le valutazioni, anche Miyachi 9,1, Manne ancora 9,6, e anche a centrocampo si sono comportati bene. La difesa regge abbastanza bene, come vi ho già detto, se volete risparmiare un po' non c'è problema, potete anche prendere Cetto al posto di Pinola, non vi cambierà la vita. Quindi andiamo un po' a tirare le somme. Posso dirvi, allora, Manne possiamo dare tranquillamente 9,5 come voto, perché come pro ha tutto, come contro non ha niente, veramente un giocatore completo per essere un argento di 73, veramente eccezionale. Mentre per Miyachi gli possiamo dare un 7,5, perché come pro si può mettere la velocità assolutamente, l'accelerazione,
come contro la forza fisica e un pochettino il tiro, magari long shot non sono il massimo. Mentre per Tai come voto gli possiamo dare 8, perché come pro gli possiamo dare la velocità tutto sommato, perché comunque è sempre buona, il fisico assolutamente e i tiri di potenza tiro. Quindi per questo video, questo squad builder è tutto, io ve lo straconsiglio, spero che vi sia piaciuto, lasciate un mi piace, ci vediamo al prossimo video, bella raga!